18ª giornata della Serie A femminile Team Vision. La domenica si apre con la sfida tra Milan e Fiorentina. Itomà che non indirizza, dall'altra parte c'è ancora Tuccelli Cimini, altro cross, il sul secondo palo, il colpo di testa di Ali Aguagni che da ottima posizione mette alto sulla testa di Ali Aguagni. Il lancio di Schroffenegger difficile per Cafferata che si tuffa e la tiene in campo ma la regala a Bergamaschi. A sinistra per Tuccelli Cimini, cross basso, Bergamaschi! Il tap-in vincente al 22esimo, passa il Milan con Valentina Bergamaschi. Quarto gol per quello che oggi è il capitano del Milan. Bravissima a credere sul cross, ad andare sulla corta respinta di Schroffenegger. Porta vuota, gol facile, 1-0. In mezzo ci sono 5 giocatrici viola. Parte il cross, Sabatino colpisce, la palla si impenna, poi Uscè, deviazione! Giuliani blocca il pallone con Breitner, poi lancia. Colpo di testa di Sabatino, Lundin. Arriva a sostegno anche Cafferata, cerca la conclusione, la trova, ma trova anche la parata di Giuliani. Cerca subito Codina, poi Adami, anticipata, cerca la ripartenza della Fiorentina, ma Codina commette fallo e viene anche ammonita. L'ammonizione, se non ho visto male, è per la giocatrice spagnola, sì, che dice all'arbitro ho preso il pallone. E salta anche Mascarello, ottimo il passaggio per Tuccelli Cimini, in area sono in due, arriva il cross basso, Schroffenegger e poi sulla corta respinta sono in tre, il tiro decisivo è di Tuccelli Cimini che si merita tutto questo gol, dopo l'assist trova la rete, 2-0 per il Milan al minuto 88, partita chiusa. Altra discesa impetuosa di Linda Tuccelli Cimini che ha messo il cross, poi sulla corta respinta come nel gol del primo tempo la Fiorentina non riesce a liberare, la palla arriva sul destro di Tuccelli Cimini, non è il suo piede, poco importa, che non vinceva qui in casa da due mesi. Occhio però alla grinta di Sabatino, c'è il secondo giallo per Codina. Qui è stata anticipata, forse è riuscita a toccare il pallone, no, prende in pieno l'avversario. Rilancio di Giuliani sulla testa di Piemonte che si scontra con Breitner. Finisce qui, finisce 2-0 per il Milan che torna alla vittoria, conquista tre punti importanti, conquista il terzo posto in classifica scavalcando il Sassuolo.